Vorrei cambiare, vorrei migliorarmi. Come posso fare per sviluppare la miglior parte di me? Quante volte mi sono sentita fare questa domanda da persone che magari sono soffocate dai disagi, dall'ansia, dalla fretta o dal senso di impotenza. In realtà tu non devi cambiare, ma nemmeno migliorarti. Devi semplicemente abituarti all'idea di diventare te stesso, ovvero sempre più vero, incontrando la tua più autentica natura. Ci sono due aspetti che in questo momento ti stanno trattenendo da quello che è il tuo talento, la strada maestra, la tua verità più profonda che vuole emergere. Il primo è il senso di colpa esistenziale, come se tu fossi sbagliato e non avessi il diritto ad accedere o a far emergere la parte più bella di te. E questo è un condizionamento, un qualcosa che non ti appartiene per quanto è la tua vera natura, ma a seconda di quello che è l'ambiente in cui sei cresciuto, quindi i condizionamenti, l'educazione, ti porti dietro questa programmazione che è tempo di restituire per riprendersi il diritto di vibrare la propria vera essenza. Il secondo elemento è il giudizio, che molto spesso è un'ostilità interiore, quindi un cattivo rapporto con sé, ma anche il giudizio che noi temiamo dagli altri, perché incarnare la nostra vera natura significa anche manifestare, esprimere tutti i nostri colori, la nostra verità, la nostra essenza e dunque la nostra fantasia, la nostra creatività. E magari questo non incontra l'immagine di coloro che si aspettano qualcosa da te, però non puoi passare una vita a tradire te stesso in onore di un'immagine che qualcuno si aspetta. È tempo di coltivare la fedeltà interiore. E allora, abbracciando il tuo talento, la tua potenza interiore, quella caratteristica unica, irripetibile che tu sei, quella serie di qualità, di potenzialità che aspettano di essere legittimate. E allora è tempo adesso di riconciliarsi, di tornare dentro e di lasciare che ci sia sempre più spazio per questa immersione. Un nuovo diritto, una nuova libertà per poter finalmente essere se stessi e dunque potenti, liberi e sicuri.